aggredita, violentata e poi picchiata selvaggiamente. È successo ieri notte nel salone da parrucchiera di Via Conti, in cui lavora la vittima, una 39enne di origine romena, da tempo residente a Trieste. Le avance dell'uomo in realtà sono iniziate qui, in questa trattoria alle mie spalle, in via Sette Fontane 13, frequentata proprio da cittadini rumeni. E stando alla titolare, i due si sono allontanati insieme dopo aver preso del cibo per asporto. I due quindi si sono incamminati insieme dal locale di via Sette Fontane sino a qui in via Conti, in questo negozio di parrucchiera dove la donna lavora e dove i due si sono appartati, ma evidentemente qualcosa è andato storto, come potete vedere dalle immagini dell'interno che hanno lasciato intatta la scena della violenza. L'uomo, suo connazionale, le ha strappato i vestiti di dosso e l'ha violentata. La donna si è difesa mordendo l'orecchio sinistro allo stupratore, provocandogli una vistosa ferita e un'abbondante perdita di sangue. Poi la colluttazione, durante la quale è letteralmente volato di tutto, conclusasi solo quando il rumeno l'ha colpita più volte con il manico di un mocio per poi rubarle la borsetta e darsi alla fuga. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara per le ferite e le botte riportate, oltre che per le analisi di rito in caso di violenza sessuale. La polizia, che ha già in mano impronte e sangue dell'aggressore, sta chiudendo il cerchio delle indagini per identificarlo e assicurarlo alla giustizia. Solo due notti fa, un'altra ragazza, una massaggiatrice diciottenne del centro massaggi cinese della vicina via Rossetti, era stata anch'essa violentata e rapinata da due giovani. Non si esclude un collegamento fra i due episodi.